La gestione di un negozio di acquari. Ciao a tutti, bentornati a questo nuovo video, bentornati sul canale. Oggi, come vedete, siamo per ambientare i pesci, quindi voglio raccontarvi un paio di cose di ciò che fa un negozio, o comunque ciò che fa Tropical Mania quando arrivano i pesci. Bene, abbiamo avuto l'arrivo un paio di orette fa. La prima cosa che facciamo è aprire tutte quante le scatole, lasciarle nei box e lasciare che prendano grosso modo la temperatura del nostro negozio. Il nostro negozio è strutturato in maniera che le temperature dell'acqua siano pressoché omogenee, quindi più o meno tutte stessa temperatura, a parte alcuni animali veramente pochi, come ad esempio Discus e pochissimi altri, hanno temperature diverse, ma il resto del negozio ha tutta quanta la stessa identica temperatura. Quindi apriamo le scatole e lasciamo che grosso modo si normalizzi, tra virgolette, la temperatura di questi sacchetti che abbiamo qui dentro. Queste scatole contengono dei sacchetti con, in questo caso oggi, dei pesci. Non abbiamo in questo arrivo qui coralli, quindi parliamo oggi di pesci. Dopodiché, che cosa viene fatto? In questo arrivo ci sono sicuramente dei pesci marini e dei pesci di acqua dolce. Nei pesci di acqua dolce, nei pesci marini, l'ambientamento è qualcosa di simile, ma dipende moltissimo dai valori dell'acqua. Nei valori teniamo presente anche la temperatura, quindi andiamo a guardare. Sicuramente adesso apriremo i sacchetti e andremo a verificare la temperatura all'interno dell'acqua, dopodiché si dividerà il dolce dal marino, dopodiché ancora faremo dei serbatoi, dei secchi, più che secchi sono delle buste messe molto più grosse all'interno di box dove andremo a effettuare l'ambientamento. Nel marino facciamo praticamente ogni volta l'ambientamento goccia a goccia con un aereatore, un riscaldatore e un po' di altre cose che probabilmente faremo in un successivo video. Nel dolce non usiamo riscaldatore, non usiamo pietra porosa. Il riscaldatore nel marino lo utilizziamo solo quando abbiamo una temperatura di arrivo ancora bassa nonostante abbiamo fatto questa specie di normalizzazione e andiamo a inserire il riscaldatore, altrimenti il riscaldatore non serve perché la temperatura mantiene costante all'interno di tutto quanto il negozio. Dopodiché, per parlare del dolce, facciamo comunque dei serbatoi, quindi un telo di un sacchetto molto molto grosso all'interno dei box che va a schermare quello che è il box. Dopodiché mettiamo l'acqua degli animali dentro e poi aggiungiamo un pochino d'acqua per volta in ambientamento. A volte mettiamo la pietra porosa con un aereatore che serve a muovere l'acqua e cercare di ossigenarla maggiormente. E dopodiché si butta via la maggior parte dell'acqua di ambientamento, si pescano i pesci e vengono messe all'interno delle nostre vasche. Il passaggio fondamentale di tutto questo processo che stiamo per fare al termine del video, ovviamente, cioè finito il video ambienteremo questi animali, i sacchetti sono veri e i pesci anche. Il passaggio successivo è quello di adesso, quando apriremo, metteremo il termometro, come ho già detto, e andremo anche a misurare alcuni valori, proprio per capire che tipo di ambientamento fare, più lungo, più corto, potrebbe esserci più assenza di ossigeno, piuttosto che una differenza abissale di durezze carbonatiche o di salinità, oppure di pH, eccetera, eccetera, eccetera. Altri valori, quali ammoniaca, nitriti e quant'altro, non andiamo molto a guardarli perché salta subito all'occhio. Guardiamo l'acqua, ce ne accorgiamo subito in questo frangente, non valido per un acquario o l'acquariologia in genere, ma in questo frangente ci accorgiamo subito che sicuramente può esserci un problema. Come apriamo il sacchetto sentiamo gli odori, eccetera, o comunque si guardano gli animali, si capisce subito se abbiamo ammoniaca e nitriti. Di conseguenza un passaggio che saltiamo, perché normalmente queste sono delle fasi piuttosto delicate, dove bisogna andare anche un pochino abbastanza veloce, si fa tutto ciò che si deve fare, ma segue anche un tempo. Lo spazio-tempo qui è fondamentale perché innanzitutto l'ambientamento deve seguire un tempo. E il tempo che ci sono stati questi pesci all'interno dei sacchetti durante tutto il viaggio che dopo vi spiegherò come avviene, ma sono già stati diverso tempo, quindi non puoi rimandare alla sera ciò che è arrivato al mattino da ambientare, nel nostro caso ovviamente. Bene, questi pesci ci tengo anche a sottolineare, moltissimi ci chiedete, ma a te come ti arrivano i pesci? Dunque, a noi ci arrivano i pesci tramite, non un corriere assolutamente, ma arrivano tramite un mezzo dell'azienda stabulatrice. Quindi vengono fatti dei furgoni, dei mezzi adibiti al trasporto di animale vivo, quindi climatizzati.
quindi con una temperatura è un percorso da città a città. Ed è l'unico modo che io conosco a oggi per trasportare al meglio gli animali e per limitare al minimo quelle che possono essere le perdite, gli shock di qualsiasi tipo, eccetera, eccetera. Tengo molto a precisare su questo punto perché in tantissimi ci chiedete come mai non effettuiamo spedizione del vivo. Per quanto riguarda la spedizione del vivo di Tropical Mania, abbiamo deciso di non farla perché da un aspetto risulta a noi essere illegale, poi qualcuno mi correggerà, ma a ciò che ne sappiamo noi oggi risulta ancora essere non propriamente legale. Se qualcuno la fa, può darsi che ci siano dei mezzi legali, non entriamo in merito, ma per quanto riguarda noi no, o meglio, classica spedizione di qualsiasi altra cosa non può essere fatta per gli animali. Ciò che appunto ci ha fatto decidere per questa opzione qui. Niente altro ragazzi, faremo probabilmente un video a breve anche sull'acclimatamento, quindi sempre parte di questa branca di gestione di un negozio di acquari, quindi vi faremo vedere come andremo ad acclimatare, quindi l'ambientamento proprio sul box in questione. Mi raccomando, un'altra cosa che ci tengo a dirvi, martedì sera, ore 20:30, è cambiato l'orario, live su questo canale. Un'altra cosa che ci tengo a dirvi è iscrivetevi al canale, perché come vedete ci saranno un sacco di novità alle quali si potrà accedere solo tramite l'iscrizione a Tropical Mania. Io e i miei pesci in ambientare vi salutiamo e vi auguriamo buon acquario a tutti. Ciao!